Oggi 22 luglio 2014, la Lupa sta ultimando le visite mediche per l'inizio della stagione di Lega Pro 2014-2015. Il primo visitato è Alessandro Celli, uno degli storici di questa società, partito dall'eccellenza fino alla Serie C. Idem per il responsabile sanitario, dottor Massimo Comastri. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Innanzitutto un percorso che vede quest'anno la quarta stagione consecutiva con il presidente Alberto Cerrai, sicuramente un lungo percorso ricco di soddisfazioni. Sì, è cominciata quasi per gioco questa esperienza con la Lupa Roma 4 anni fa, e invece si è rivelata un bel percorso pieno di successi, sia professionali sia di squadra ovviamente. È stata una bella esperienza e ci accingiamo a iniziare la quarta stagione pieni di entusiasmo come sempre. E allora appunto partiamo da Alessandro Celli, ci sono anche altri ragazzi, sia dei più vecchi che invece i nuovi, che faranno quest'oggi le visite mediche. In cosa consistono le visite mediche e dove ci troviamo? Allora, innanzitutto ci troviamo nella clinica Carol Wojtyła, che è una clinica che gentilmente si è offerta come nostro sede per le consulenze e ci ha messo a disposizione tutta la strumentazione necessaria per poter effettuare le visite mediche e i test attitudinali ai ragazzi. Colgo l'occasione di ringraziare appunto tutto lo staff della clinica, in particolar modo il professor Mercuri e la dottoressa Isabella Mercuri, che sono messe a completa disposizione della squadra. La visita medica per quanto riguarda gli atleti professionisti è un pochino diversa rispetto a quella dei dilettanti che abbiamo fatto fino all'anno scorso. Quest'anno i ragazzi dovranno eseguire dei controlli ematici completi, dovranno eseguire, essere sottoposti a un test ergometrico come sta facendo appunto Alessandro, e un ecocardiogramma e la spirometria, ovviamente unitamente alla visita cardiologica. Questo è il pacchetto completo della visita per gli atleti professionisti. E va ripetuta poi di fatto dei controlli ematici semestralmente e la visita cardiologica annualmente. L'anno scorso comunque il numero di infortunati è stato contenuto, questo grazie all'ottimo lavoro da parte dei sanitari della Lupa Roma, naturalmente la speranza è che sia così anche quest'anno. Decisamente, questo è l'auspicio di tutti noi, molto ovviamente di questo merito va ricercato anche nell'ottimo lavoro fatto dal precedente preparatore atletico Fabrizio Paris, a cui porgo ovviamente un saluto, quest'anno non collaborerà con la prima squadra. Comunque è innegabile che i meriti del successo di squadra vanno ovviamente riconosciuti anche a lui in prima persona. Poi ovviamente è stato fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda sia dal punto di vista preventivo che dal punto di vista diagnostico strumentale sui ragazzi. Anche con l'ausilio del dottor Sergio Remedi, il radiologo che ha collaborato con noi la scorsa stagione, si è sempre messo a completa disposizione con professionalità e dedizione. E allora, grazie dottore e in bocca al lupo. Grazie Grevi, buon lavoro.